Allora, vedo essenzialmente un tema di informazione e di educazione del mercato. La realtà dei fatti è che quello che deve essere fatto è sfatare quello che è il falso mito dell'acqua del rubinetto, dell'acqua pubblica vista come non sicura. Quello che abbiamo visto dalla ricerca di LifeGate è che il 60% della popolazione crede che questa acqua non sia sicura ed è per questo che non l'approccia, non la utilizza e non la usa in tutti i giorni. Quello che dobbiamo fare come istituzioni da una parte, come aziende attive nel settore, come può essere Calligan, è di portare informazione, portare educazione al mercato e far presente al consumatore, dire quindi alla gente che l'acqua del rubinetto è un'acqua sicura, può essere bevuta, può essere utilizzata senza nessun problema e quello che si può fare per migliorarla e per renderla ancora più efficace è utilizzare dei sistemi di depurazione, di impianti che possono da un lato eliminare quelle eventuali sostanze che si possono trovare all'interno, chiamiamolo l'ultimo miglio, quindi l'ultimo pezzo della distribuzione, quindi stiamo parlando quindi non di ciò che dà il gestore ma ciò che è all'interno del mio impianto, quindi di casa, fondamentalmente del mio condominio. Allora, per lavorare ed eliminare quelle impurità che possono essere all'interno di questo sistema di distribuzione, posso mettere dei sistemi di filtrazione, di correzione che mi aiutano a rendere l'acqua ancora più, un'acqua che è già sicura, renderla ancora più sicura. E a questo posso aggiungere poi altri elementi di filtrazione o di depurazione che mi possono rendere l'acqua, quindi possono lavorare sulla salinità, possono togliere il cloro che mi aiuta, che mi rende quindi l'acqua più piacevole dal punto di vista del gusto e mi possono aiutare ad avere quindi un'acqua più dimensionata su quelle che sono le mie esigenze e quindi se voglio un'acqua molto leggera posso avere la stessa cosa fatta a chilometro zero dal rubinetto di casa mia, più sicura, migliore e sicuramente più sostenibile.